bene, a dopo, mi dai. Mi sbagliano le scarpe. A ci dopo, vediamo Barbara, dopo. Grazie, a dopo. E adesso ciao. Celebriamo Raffaella con anche con lui, Salvo Guercio. Salvo Guercio, come stai? Salvo? Buongiorno. Tu sei un autore televisivo molto noto, ma soprattutto, diciamo soprattutto oggi, sei un fan con pochi uguali di Raffaella Carrà. Fan e collaboratore, facciamo insieme a raccontare Comincia Tu, programma su Rai 3. Che poi Raffaella è la donna meno autoreferenziale del mondo, quindi è molto... sempre restia alle celebrazioni, alle... Tu sei passato, deve essere appunto un fan incredibile da 4 anni, già quando avevi sì, 4 sì, anni. Sì, sì. Primo varietà che ho visto a 4 anni autonomamente, perché io pretendevo dai miei genitori di poter restare sveglio fino alla fine di Canzonissima, era Canzonissima 71 con Raffaella. Ecco, cominci da là, per questo dicevo soprattutto fan, perché immagino che la parte passionale sì, oggi sia soprattutto... Sì, sì. Quella è preponderante. Però ci ha scoperto, c'è una cosa, c'è la Carrà e c'è Raffaella. Sono due donne diverse. La Carrà è l'artista che è sul palcoscenico diventa quella regina, quella diva che noi vediamo. E poi c'è Raffaella che invece è una donna quasi in conflitto con la Carrà. Perché Raffaella soffre del dovere andare in video. Lei vorrebbe fare, se potesse, l'autrice, ed è bravissima come autrice, perché nel raccontare Comincia Tu, lei dà l'imposizione proprio è sua e lei ha un talento da autrice, quindi da dietro le quinte, più che da... Sambo ci ha promesso alcune rivelazioni sconvolgenti. Ma... su Raffaella Carrà. Sconvolgenti. Beh, rivelazioni sì, però. Beh, artistiche. A proposito di fan di Raffaella, in collegamento, cioè lo conosci bene, una persona che un giorno stava rappresentando proprio uno spettacolo dedicato a Raffaella e a un certo punto, incredibilmente, si è trovata Raffaella Carrà che irrompeva lì nel teatro. Fabio Canino! Buongiorno a tutti. Ciao. Lì è rischiato grosso, quando l'hai visto. È rischiato perché fare uno spettacolo dedicato a Raffaella e mentre stai recitando ti appaiono le telecamere, un monitor e ci si collega in diretta con Carrà che sorpresa, dove lei diceva: Fabio Canino, buonasera, sei in diretta su Rai 1. Effettivamente non solo io ma tutti gli altri attori e il pubblico in sala. Era un gioco delle parti bellissimo. Rivediamo quel momento. A sorpresa, nello spettacolo di Fabio Canino, arriva Raffaella Carrà. Carrà, che fortuna, siete in diretta su Rai 1. Buonasera, scusate al pubblico presente, se entro, ma ero troppo curiosa. Aspetta, va vicino un attimo perché non vedo niente. Ma con le mie spalline, i miei vestiti. Ma no, questo è un miracolo! No, ovvero non è un miracolo, poi diciamo questa parola, eh! È solamente che noi. Io ero curiosa di vedere. Ma è la vera Raffa? Eh no, sua sorella, non ce l'ho sorella. Ho le spalline più grandi io però stasera. Sì, lo so perché me l'hanno un po' abbassate, però ti stanno benissimo. No, guarda, con le candele dietro veramente un santino. Tocco legno, eh? Come? Tocco legno! No, un santino nel senso importante. Guarda la mia bambolina, che mostro che sono. Ma sono così brutta per voi. Mostro io chi? Il disegno? No, guarda che meraviglia. Guarda con i quadri, con la mia faccia. Ma che stavate raccontando? Stavamo raccontando, lui è cattivissimo perché io ho detto che fin da 10 anni volevo sposarti e lui ha detto, non potendo, mi sono vestito come te. Ah, io guardo il monito. Ecco, così mi guardi in faccia. Va ma bene. Fabio, dimmi. Insomma, stava un momento incredibile, ma veramente non sapevi nulla, non avevi... No, pensa, durante l'arrivo a teatro avevo notato delle stranezze, il teatro era particolarmente pulito, pieno di fiori, le maschere con la cravatta, ho detto strano, di solito non ci filavano le pezza in questo teatro. E allora ho chiesto, ma non è che per caso ci fate una sorpresa, ma dicendolo come battuta? E il produttore dello spettacolo, Paolo Lanfredi, mi dice, bello,
vola basso, figurati se la casa viene qua. Per cui io mi tranquillizzai, c'era fuori del teatro un camion della Rai, ma siccome il teatro che all'epoca era il Teatro Colosseo, che adesso non c'è più, era l'ultimo dell'anno, mi dissero che il camion serviva per fare il collegamento il giorno dopo l'ultimo dell'anno per far vedere i vari ultimi dell'anno nel mondo, per cui mi tranquillizzai. Poi, iniziando lo spettacolo, come hai visto era molto sobrio sia nelle scene che nei costumi, io sentivo del rumore dietro le quinte, stavo arrabbiando, dicevo chi è che fa confusione? In realtà erano i cameraman che stavano entrando, ma io veramente non sapevo niente. Caso, si deve mettere Fabio in fila per l'altare, eh? Ci sono altri pretendenti al prima. Da più tempo. È vero. Che anno è? Vecchio, scusa, quanti anni fa? 71-72, quindi... Tu Fabio, quando ti profumavi prima di vedere lo spettacolo di Raffaella in televisione e ti preparavi come se dovessi andare in scena con lei, che anno era? Ero piccolissimo, guarda, tra anche io 71-72, perché per me era l'evento, quando ero piccolo io, c'era questo piccolo rito, il sabato sera, innanzitutto ero felicissimo perché il giorno dopo non si andava a scuola, ma c'era il rito di fare il bagno nella vasca da bagno, mettersi il pigiama e poter stare sveglio un po' di più per vedere il programma di Rai 1 che era l'evento. E per me l'evento era vedere Raffaella Carrà, i suoi ospiti, i suoi balletti, le sue spalline, i suoi glitter, cantare con le canzoni. Infatti adesso la sentiamo cantare, la vediamo ballare, non vediamo l'ora, ma ci devi rivelare qualcosa sulle canzoni più note, caro Salvo, di Raffaella. Vai! No, cominciamo subito, dai. Tanti auguri. Ah, tanti auguri. Vogliamo venire a cantare, che facciamo? Che fate? Tanti auguri. Tanti auguri era la sigla di Ma che sera, un programma del 78, che ebbe un percorso travagliato, perché dopo la prima puntata, dopo pochi giorni, rapirono Aldo Moro. Ah. E quindi Raffaella chiese alla Rai di sospendere il programma, di rimandarlo, perché è impossibile che io vado lì, tanti auguri, come bello far l'amore da Trieste in giù, con gli ustrini, le cose, e il paese vive questo dramma. E invece lei disse no, il paese ha bisogno di svago, di divertimento, e quindi il programma andò in onda. Ci fu anche un episodio di censura, perché Landi fece vestire Raffaella da suora sexy con le giarrettiere, quindi... E la Rai disse no, questa cosa non va in onda, quindi andò in onda il balletto, lei sopra la mela, citazione dei Beatles, piccola sì. Così, non si vede niente, però ci sono le fotografie, E c'è la canzone, che è una canzone abbastanza... Tanti auguri, sì. A chi tanti amanti ha. Liberazione sessuale del 78. Forse anche più scandalosa di certe Miss, no? Che erano state assolutamente contestate. Assolutamente, sì. Assolutamente. Cantiamo con Raffa. Ballo, ballo, ballo da capo. Ballo, ballo, ballo senza respiro. Ballo, 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 mi metto un passo. Che fa così, fa così, fa così. Forza, forza, forza su una terrazza. Porta, porta, porta di una farfalla. Ballo, ballo, ballo nel mio castello. Che cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Com'è bello far l'amore, io sono
sappiamo tutte, guarda. Ma scusate, ma Lady Gaga, Madonna, nel 74. Tra l'altro Rumore è il primo esempio italiano di disco music, è il primo esempio, uno dei primi mondiali e il primo in assoluto italiano. È il primo pezzo di disco music in assoluto, quindi è veramente avanti. E riesce ad andare in classifica anche in Inghilterra con questa canzone, Raffaella. Perché questo stile, questa musica, questo battito, questo ritmo diventa un ritmo che poi fa scuola dal punto di vista, come dicevano i ragazzi in studio, per il ballo. E dato che lei sapeva ballare, non sapeva che cantare, relax, vabbè, ciao. Niente, io mi sono eccitato vedendo la cara domani, non so cosa posso fare. Vediamo un po' di foto. Vediamo un po' di foto di Raffaella, una galleria. Qual è quella che la Raffaella si è più avanti di tutte? Era quella lì che dicevi di ballo ballo? No, Rumore lì è veramente stata, si è prodotta anche nei look più pazzeschi. Che, ripeto, per lei è ogni sera in tutto il mondo faceva uno spettacolo di 2 ore e mezzo ballando in quel modo lì. Cioè, ma io sarei morto dopo 5 minuti per non lo so, una preparazione pazzesca. Fantastico, 1991, Carrà col grande Roberto Benigni. La Carrà! Quando vedi rosso non capisci più niente tu, eh? Vieni qua! Certo. No, 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 così no! Fino a qui, quindi quando ha visto che lui avanzava verso di lei, ho detto mi abbasso, e lì è cascata, è stata la fine, perché lui è di sopra. Tu sei il responsabile, diciamo, delle puntate di Tec, quelle dedicate, sì, che abbiamo visto anche prima, dedicate a Raffaella Carrà. Quindi, bravo Carlo, hai visto tutto, no? Immagino sia stato anche doloroso togliere delle cose, perché forse le si è messo molto di più. C'è una scena su cui sei affezionato più delle altre, che racconta più delle altre Raffaella, non solo la Carrà, come dicevi prima? Ma forse c'è una cosa, però questo me l'ha raccontato lei, un balletto di Mille Luci, che è la rumba degli Spugnizzi, che è fenomenale, lei lì balla in una maniera clamorosa, e Gino Landi lì la torchiò facendola faticare tantissimo per fare un passo finale incredibile. Lei si è messa lì con la professionalità e la maniacalità, perché lei era al Teatro delle Vittorie quando facevamo Mille Luci con Mina, era la prima ad arrivare e l'ultima ad andarsene. Finché lei non provava fino a tardi perfettamente, è andata lì, ha fatto a Landi il pezzo, gli ha dato proprio pa, ecco qua. Ed è un pezzo veramente di... Chiedo una curiosità, perché sono decenni che mi interrogo sulla guerra dei tacchi tra Raffaella e Mina. Avvenne realmente?
la zeppa più alta, se tu metti la zeppa io metto il tacco 17, fino a che Mina arrivò ai 2 metri e rotti e Raffaella dal basso le diceva vieni giù da quei tacchi, vieni giù. Avvenne, oh, per, no, così. Avvenne per Mina, nel senso che Raffaella la scarpa con col tacco, con la zeppa, era il suo marchio di fabbrica. Mina fino a quel momento non le aveva indossate, quindi Mina e Carrà da mille lucci. Anche un tappo. Questa no, è chiaro che se noi ci troviamo qui insieme vuol dire che non siamo assolutamente incompatibili. No, siamo perfettamente compatibili. Anzi, se la volete proprio sapere proprio tutta, io e Raffaella siamo cresciute insieme. Sì, è vero. Solo che a un certo punto, ecco, insomma, io mi sono distratta un po', ecco. E allora lei è cresciuta. Lui è male. Anche qui Mina da uomo, lei da donna, sì, una cosa per il 74 così. A proposito, Fabio Canino, tuo spettacolo su Raffaella è proprio, ci sono dei gay, insomma, no? Delle che sono protagonisti dello spettacolo e che amano particolarmente Raffaella. Perché il gioco era sul fatto che festeggiasse il 18 giugno, quindi domani, il compleanno di Raffaella, e che secondo noi doveva essere festa nazionale, dovevano portarsi tutti per festeggiare, tutti avrebbero dovuto mettere le spalline, una parrucca bionda, eccetera. Era un gioco, era un pretesto per sentire le canzoni di Raffaella. Devo dire, uno spettacolo che già aveva successo, ma quando poi Raffaella ci fece sia la carrambata e poi venne a vedere lo spettacolo, lei ebbe una recita solo per lei e i suoi amici, venne lei con Gianni Compagni, Iapino, tutti gli amici di Raffaella. Devo dire, fu molto strano avere in scena la persona a cui è dedicato lo spettacolo. E poi il finale, che cambiava di sera in sera, lo doveva decidere il pubblico, quella sera lo decide Raffa, fece decidere solo a lei. E poi fu molto carina, ci portò una bottiglia di champagne, perché io avevo fatto, anche quando ho scritto il libro su Raffaella, eccetera, non l'ho mai contattata, perché hai sempre paura di essere deluso dal tuo mito, no? E quindi lo tieni lì sull'altarino. Invece lei è sempre stata molto carina nei miei confronti, molto affettuosa. Quando scrissi il libro gli mandai una copia, dicendo adesso mi arriverà o una lettera dell'avvocato o nessuno mi scrive. Invece lei mi chiamò entusiasta, che aveva comprato 40 copie del libro, che ero stato l'unico che aveva scritto le cose come devono essere scritte. Cioè è sempre stata molto affettuosa. Ecco, lui diceva, avevo paura che conoscendola, insomma, sarebbe stata una delusione, questo non per Raffaella, ma perché è sempre così, magari quando poi conosci il divo hai paura che non è quella cosa. È successo anche a te, avevi anche tu questo timore? Sì, perché in genere l'ideale è sempre superiore al reale, quando si incontra con il reale si infrange miseramente. Invece, ti ripeto, quello che ho detto prima della Carrà e di Raffaella, cioè Raffaella è molto meglio della Carrà, cioè... ha delle intanto un rigore e poi è anche per il gruppo di lavoro, per il gruppo di lavoro, sì, poi è fatto ha quella è la Carrà, a quella più quella bella è la Carrà, ha un è onesta intellettualmente, sì. È molto umana, cioè difficilmente se Raffaella si lega a qualcuno lo tradirà, non lo tradirà mai, è da questo punto di vista. Ma soprattutto nel nostro ambiente di lavoro lei ha una dote che trovo difficilmente. L'ho trovato in poche persone, una parola si chiama rispetto, sì, del lavoro degli altri.
assoluto, totale. Caro Manuel, non è cioè, conosci Raffaella Carrà? Di nome sì. Di nome sì. Però dai, da quel poco che ho visto, mi viene in mente una sola parola: affascinante. Ah, quello che ha fatto. Bravo. Questo sì, è il primo pensiero che ho avuto a riguardo. Guarda, questo che stiamo per vedere è stato un momento, insomma, tra virgolette, di scandalo, perché c'era questo ballo, si sarebbe dovuto chiamare Tocca Tocca, poi dice, oh no, adesso ci dice la verità Salvo, sì, diventa Tucca Tucca, Italia scandalizzata, divertita. Si chiama Tucca Tucca, Tucca, l'ho inventato io. Mi piace, ti voglio, ti voglio, è tanto bello star con te, e quando ti guardo lo sai cosa voglio da te. Questa è stata la prima esibizione del Tucca Tucca Canzonissima, e i dirigenti le dissero non lo fai più. Ah, ma come? Sì, vi toccate. Dovette andare Sordi, che volle fare il Tucca Tucca, e da quel momento in poi lei poté rifare. Tra l'altro Sordi le sfiorò anche. E da Late Parade, Lelio Luttazzi, questo me l'ha raccontato anche Raffaella, e quando arrivava andava subito veloce, cioè andava avanti finché si doveva chiamare con Corrado, ti ricordi? Sì. Con Corrado. Ma perché era diventato un uomo quando andava ospite di Raffaella, comunque il Tucca Tucca lo voleva ballare, era, alla fine. Era spettacolo, era una cosa bellissima. È vero, sì. Dicevo, Marco, che le nuove generazioni anche hanno potuto apprezzare Raffaella con un inedito, un testo a far l'amore, collaborando con Bob Sinclair, che è un DJ. Però il nostro Manuel però è proprio giovane. È vecchio pure Bob Sinclair. No, ascolta tutt'altro, questo lo so. Però ci siamo ritrovati d'estate ancora nelle discoteche con questa canzone di Raffaella e Bob Sinclair, pazzesca. Che idea, pazzesca. Anche nel film premio Oscar, la grande bellezza. E quando abbiamo intervistato per raccontare Comincia Tu Sorrentino, Raffaella l'ho bacchettato, mi ha detto, ma mi hai messo in mezzo a tutta quella gentellina. A raccontare Comincia Tu, Raffaella, l'ultima che abbiamo potuto godere per adesso, eccola qui, intervista. Allora Loretta, adesso che hai imparato a giocare a golf... Ma non ti permettere di prendermi in giro, Tu non frequenti mai l'Argentario? Come non frequento mai? No, da quando è scomparso Gianni no, non frequento niente. E no, niente. Invece devi frequentare, prendiamo un po' di lezioni e poi andiamo a fare le nostre belle partite. A golf. Mi sei venuta a prendere con una Ferrari su rotaia. Eh certo, il tram. Ah, mi piace l'idea. Come si dice a Roma? Attacca da tram. Prego. Grazie. Prego. Di là. Di qua. Dobbiamo andare di là. Cameriere. Questa che è. Champagne. E questa che Raffaella, questa era una Raffaella abbastanza inedita, perché Raffaella non voleva fare delle interviste tradizionali, cioè le seduta con l'ospite, tipo uno studio come Domenica Inn, voleva fare degli incontri nei quali venisse fuori la personalità del suo ospite. Sì. In modo, e quindi ci siamo inventati con Iapino, Manganelle, Benincasa, anche
tutte queste cose, lei che andava a prendere Renato Zero con il tram linea zero, con la Goggia hanno giocato a golf e poi sono andate nella golf car cantando quando guidava con la macchina nel traffico di Roma con Fiorello nel traffico di Roma, quindi sì. Cioè fare venire fuori un aspetto dell'ospite che in uno studio seduto non ben in casa. Intanto lei raccontava se stessa, però. Sì. La sua grande capacità è stata quella, mentre intervistava gli ospiti, perché il programma ha avuto peraltro grande successo, oltre alla qualità degli ospiti, perché Raffaella è stata bravissima in quell'occasione a infilare se stessa nel racconto. Bravissima. Intervistavasi l'ospite, ma intanto ripercorreva la sua carriera in maniera parallela, senza mai ovviamente sovrastare l'ospite. È vero, verissimo. L'abbiamo fatto tante volte anche con la Lore. Giovanni ben in casa. Autore, tuo collega, grande autore. Messaggio per Raffaella. Raffaella, tantissimi auguri. Sai che l'altro giorno pensavo proprio a te e dicevo, chissà che Raffaella non vada, dopo aver fatto cose straordinarie, dopo aver inventato la fascia del mezzogiorno, che non le vada di fare una cosa nuova, come piace a lei, e magari toccare quell'argomento che ti piace tanto, che è la cucina, no? Che tu cucini divinamente. Idea adesso non ce l'ho, però è una base di partenza. Magari lo chiamiamo... È pronto, Raffaella? Tanti auguri. Vado a casa. Questa è una grande idea. È pronto, Raffaella diventa... È pronto, Raffaella? Cattivissimo, perché Raffaella non invece la cucina. La cucina proprio no. Poi fagli gli auguri oggi, io ve lo sconsiglio. Sono auguri per la vincita. Dopo arriva Magga Magella se facciamo gli auguri. Ma oggi non è il 17, ma il 16 bis. Oggi è il 16 bis. Come nelle stanze di alberghi, non c'è il 17 e 16 bis. 16 bis. Caro Salvo, grazie per quello che ci hai regalato di Raffaella. Ti dico un'ultima cosa che coinvolge anche un pochino Rita, è la nostra Mondello. Sì. Ah, ero piccolo, vado nella spiaggia di Mondello, vedo tutte le cabine della spiaggia tappezzate con manifesti di Raffaella che pubblicizzava un brand, non dico la marca. Io lì stavo in adorazione di questi manifesti, obbligo mio padre, un signore distintissimo funzionario, a staccare una lamiera gigantesca con questa... davanti a un pubblico di persone che l'avranno preso poverino per un feticista, per un maniaco, perché proprio stava solo però me lo sono tentato il suo sabato che avevi 6 anni. Sì, avevo 6 anni, me lo sono portato a casa, il trofeo. Bisogna ritrovarlo assolutamente. Grazie a Fabio Canino. Grazie a voi. A presto, ciao Fabio. Ciao Salvo. Grazie a Salvo Guercio per tutto quello che entrambi ci avete regalato su Raffaella Carrà. Oggi, oltre a essere la vigilia del compleanno di Raffaella, festa nazionale dovrebbe essere, secondo qualcuno, è il primo giorno degli esami.